Siamo arrivati all'approvazione di un piano che, come più volte detto in Commissione, non è autoconsistente, si appoggia ovviamente, come tutti ormai sappiamo, su altre pianificazioni senza le quali il piano aria non avrebbe senso di esistere di per sé. Perché gli altri piani ovviamente incidono su quanto è di buona volontà anche questo piano, su alcuni aspetti cerca di porre del rimedio a situazioni che abbiamo costruito negli anni, gioco forza, insomma, un po' per quello che è stato il cambiamento anche sociale, insomma, a livello nazionale, a livello internazionale. Abbiamo derogato e siamo passati sopra a qualunque buon senso, insomma, nel passato a favore del progresso, a favore. Poi abbiamo capito che la strada doveva essere un'altra e gradualmente abbiamo cambiato rotta, ma con fatica e certamente non con molto coraggio. E quindi è chiaro che, come sentito stamattina, piano aria sì, certo, parte da lontano e giustamente, come è stato declinato stamattina, i cittadini e la salute vengono prima di ogni altra cosa. Su questo ci troviamo perfettamente d'accordo, tant'è vero che per parlare di piano aria oggi, ma di inquinamento nell'ambiente più in generale, forse dovremmo parlare più di temi sanitari che non di temi ambientali, perché sempre di più caschiamo lì, le conclusioni portano lì, non lo diciamo noi, non siamo noi a dire che l'aria in Emilia Romagna è cancerogena, sono enti ben più accreditati di noi. Quello che non vedo nei buoni propositi che ha questa pianificazione è quel coraggio che in altri ambiti la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato. È anche un pizzico di incoerenza, ma perché voglio essere gentile. Si parla di trovare in casi di emergenza soluzioni immediate, quindi si lavora sulle domeniche ecologiche, si lavora sulle aree pedonali, sulle ciclabili TAV, benissimo. Poi però si costruiscono infrastrutture che portano 10 milioni di veicoli in più sulla tangenziale di Bologna. Quindi questa è l'incongruenza che trovo. Ottimo l'idea di un coordinamento interregionale, cioè, indubbiamente, perché non siamo gli unici che subiscono, anche se forse siamo quelli che ne subiscono di più, ma non siamo gli unici a subire l'inquinamento atmosferico derivato, insomma, dalla morfologia del nostro territorio. E quindi anche l'iniziativa del Ministro la ritengo giusta, doverosa. Quanto doveroso è quello di erogare denaro per una questione così specifica e importante. Spero che ci sia la possibilità di interventi speciali in questo senso, perché io sono arrivato persino a pensare che l'Emilia Romagna, non solo l'Emilia Romagna, ma noi in maniera particolare, forse in alcuni ambiti, in alcuni momenti, ne abbiamo vissuti, ricordo a memoria, due molto importanti dall'inizio della legislatura, che sono stati risolti dal MET ovviamente, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, e che potevano a mio avviso addirittura ricadere su un'emergenza sanitaria. Ma nessuno ne ha mai nemmeno accennato alla possibilità. Dicevo che l'aria è cancerogena e quindi ci vuole coraggio per, non solo negli interventi che si vogliono fare, ma in funzione del fatto che vadano fatti come forma di prevenzione primaria, non quando ormai c'è l'emergenza. In emergenza non si risolve nulla. Con un'ottima pianificazione, in maniera preventiva, si può prevedere che si arrivi a quegli estremi. Non so quanto si riesca a risolvere se non si ha forza e coraggio di agire, e quando si parla di forza e coraggio, soprattutto per certi interventi, si parla di bilancio per forza. E noi siamo sempre lì, tutte queste pianificazioni sono figlie di un bilancio che vede disponibile che è pari al 20% di quello regionale, perché l'altro tematico e sappiamo su cosa è focalizzato. La sfida quindi non è semplice, certamente, e per questo ci vuole molto coraggio per fare scelte che possono essere anche impopolari, che magari possono arrivare
così far perdere anche qualche simpatia politica, ma questo dipende ovviamente da a chi ci si rivolge. Questo, ciò non toglie, nonostante non vedo tutto questo coraggio in questo piano, e il fatto che questo piano non sia autoconsistente, non abbia una struttura sua autonoma, ma debba appoggiarsi ovviamente su altri piani che incidono anche sulla qualità dell'aria, oltre che a fare la loro specifica pianificazione, noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che abbiamo cercato di introdurre anche dentro questo piano, una serie di cose che riteniamo utili. Una di queste è per esempio togliere il fatto che il piano forestale sia in fase di definizione. Il piano forestale è scritto nel piano aria, questo, o in itinere o in fase di definizione. Il piano forestale, penso, se non ricordo male, è già stato approvato. Quindi lì c'è già o un errore formale o un refuso. Comunque. E abbiamo presentato un emendamento per sistemarlo, probabilmente si verrà anche bocciato. Pazienza. Abbiamo introdotto un emendamento che richiama gli obiettivi del piano forestale identificando quelle piante che catturano maggiormente gli elementi inquinanti. Faceva parte del nostro emendamento che è stato approvato, è parte delle caratteristiche del piano aria. Noi abbiamo semplicemente fatto un emendamento che per definirlo meglio ci verrà bocciato anche quello. E qui siamo in coerenza per l'approvazione del piano mi riferisco all'emendamento 44, così se avete riferimento. E abbiamo cercato di introdurre un po' di coraggio, cioè invece di pensare al 20% dell'area prevista per la ciclabilità, puntiamo al 40%, puntiamo alto. Abbiamo persino una legge sulla ciclabilità, potremmo anche farci aiutare dai proponenti, dai relatori di quella legge per fare in modo che ciò sia applicabile. E poi abbiamo chiesto una cosa che per noi è di buon senso, perché l'informazione è potere, ma l'informazione è anche la capacità di capire. Allora, va bene che il piano lo vogliate revisionare ogni 6 anni, non entro nel merito, una legislatura, poco più di una legislatura, non è un problema quello. Il problema è che se io voglio sapere se quanto fatto sta funzionando, devo averne contezza. Quindi chiediamo nei nostri emendamenti di avere una reportistica annuale. Come sta andando il piano? Bene, male, gli obiettivi stanno andando bene o male? Ci sono delle proposte di modifiche che si possono fare? È una richiesta di buon senso, ma quanto mi è stato detto, probabilmente non passerà neanche questo. Abbiamo chiesto che gli enti locali, nei loro atti pianificatori, non possano andare in contrasto col piano della regione. Non passerà neanche quello. Ci sembrava una cosa di buon senso, è come se il comune di Bologna dicesse che da domani comincia a tirare via gli autobus e fa tutte strade, fa tutte tangenziali. Cioè, non può farlo se il piano aria va in un'altra direzione. Ecco, non accettando questo vincolo, ovviamente ogni comune avrà la sua totale autonomia anche andando in contrasto a quanto previsto dal piano, visto che il piano non è un atto legislativo. Non è vincolante come un atto legislativo. Se non richiama norme legislative al suo interno, è un atto di indirizzo. Non ci sono penali se qualcuno non lo applica. E i penali vengono poi dall'Europa quando facciamo gli sforamenti e paga pantalone. Un'altra cosa semplice che abbiamo chiesto, abbiamo avuto finalmente la possibilità, abbiamo saputo che sarà realizzata, insomma, l'anagrafe dei siti inquinati, allora siccome le anagrafe non ci piacciono, perché non un'anagrafe degli impianti che gestiscono le deiezioni animali, proprio perché su quelle si dovranno prevedere anche agevolazioni delle regioni per andare a fare delle adeguamenti per le emissioni. Abbiamo proposto anche questo emendamento, una cosa di buon senso, non stiamo chiedendo di stravolgere nulla, eppure verrà probabilmente bocciato pure quello. Che dire, noi un pochino di coraggio, un pochino di buonsenso, non ci siamo messi di traverso assolutamente, il dialogo con il relatore di maggioranza è sempre stato aperto, noi siamo arrivati anche un po' tardi, un po' lunghi, però abbiamo cercato di essere propositivi su tutte le cose che abbiamo messo sul tavolo in funzione di questo piano.
perché se è vero come è vero che l'aria è cancerogena, lo diventa quando abbiamo l'emergenza, non è sempre cancerogena, lo diventa quando abbiamo le emergenze, è altrettanto vero che se non siamo coraggiosi in fase di prevenzione, quelle emergenze saranno sistemiche e non riusciremo mai a veramente a dare una soluzione definitiva e concreta. Grazie.